Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Factorio. Siamo qui, come vedete, il nostro fronte est è finalmente stato costruito. Ci è voluto solo una madonna a tre quarti. Come vedete le munizioni sono pure arrivate. Ci ho messo veramente una cifra ragazzi, cioè nel senso non ho fatto niente io, però ho dovuto aspettare assai. Intanto ho sistemato un sacco di cose. Le munizioni stanno a metà strada per arrivare al piano di sotto, cioè a sud, pure sud è tutto costruito. E come vedete ho ripulito praticamente tutto l'interno della base. Qui ho tolto tutti i muri interni, ho tolto praticamente ogni dirupo che ho trovato. Ho aperto qua che non c'era motivo per starci un muro sotto, che non c'era proprio nessun senso. Ecco, tiè, levamo questo altro dirupo. E vabbè, oh, la nostra base adesso comincia ad averci un po' più senso, come vedete. E qual è il problema che dobbiamo affrontare oggi? Potremmo continuare, adesso la nostra produzione energetica regge, abbiamo il ferro, come vedete qua è tutto carburato, abbiamo il carbone che arriva col treno, abbiamo il petrolio maxato perché in realtà da assai che sto semplicemente aspettando, quindi in realtà qua si è prodotto tutto a bombissima. Cosa ci manca? Ci manca il rame. Allora, il rame ho già preimpostato già due fonderie in più, ok? Qui intanto ho dato una bella ripulita a tutti i boschi, quindi come vedete qua ci stanno più del 2000 di legno. Utilizziamo il nostro pianificatore di demolizione. Il pianificatore di demolizione, semplicemente tu gli vai a selezionare che vuoi togliere i boschi. E quindi cominci ad andare sempre più lontano. Come vedete tutta questa area in mezzo già ho pulita tutta. Quindi sto procedendo per colonne. Quindi facciamo pure quest'altra colonna. Tiè, così mi tolgo tutti gli ostacoli da in mezzo alla base. E poi i robottini andranno a distruggere tutte le foreste, a tutte le cose. Così scopro se c'è sta qualche dirupo in mezzo che mi dà fastidio. Ho creato una fabbrica per utilizzare, diciamo, la roccia che vado a demolire, perché quando vai a demolire rocce che stanno in giro per strada, insomma, tu la metti qua e te ce fa l'anfill, cioè il riempimento per tappare i buchi. Come vedete qua un sacco di riempimento l'ho messo a mano in realtà mentre aspettavo. Le nostre fabbriche adesso, visto che non c'ho modo di toglierle velocemente, queste che sono ancora piene di risorse, ci ho messo tutti i moduli velocità per farle estrarre a bestia. Visto che avevo quasi finito il ramo, ho messo un modo di velocità pure su tutta la miniera di rame iniziale, ma questa qua tra pochissimo finisce, ragazzi. Come vedete, stranamente sta arrivando che ogni problema riusciamo ad affrontarlo proprio nel momento esatto in cui si presenta. Sta partita ci sta dando abbastanza fortuna, devo dire. Manca poco all'anfill che manca. Qui manca qualche bucherello, qui ne mancano assai. Però insomma, con un'altra strategia è che mentre questi abbattono tutta la roccia che c'è sta in giro per la mappa, portandola qui ottengo un altro po' dell'anfill. Non è tantissimo, perché per fare un riempimento ci vuole 20 roccia. Però insomma, attenzione. Che altro ho sistemato? Qua ho messo un po' più di torri. Come vedete adesso la situazione è abbastanza difesa. Però sta torretta purtroppo, secondo me, arriverà al punto che mi fa danneggiare il percorso. Quindi vorrei fare così, carco, eh? Faccio così, eh? È perché praticamente qui, visto che questi ci vomitano addosso, mi danneggiano pure questi percorsi qua. Quindi dopo mi rompono il percorso delle munizioni. E che altro ho fatto? Fammi pensare. E vabbè, basta, ci siamo. Allora, adesso a sta puntata volevo fare queste nuove miniere di rame. Allora, qui sotto è tutto libero, tranne qua sotto che, diciamo, ancora non c'è il percorso, purtroppo. Questa miniera di rame sta proprio sul bus, quindi preferirei toglierla il prima possibile. Ho già preimpostato assai del bus che ci servirà dopo, quindi in realtà già ho costruito praticamente tutto. Direi che siccome questo sta sul bus, la dobbiamo togliere il prima possibile. Quindi guarda, faccio proprio così. Queste ci stanno proprio sopra, quindi ora che le togliamo, togliamo pure questa. Purtroppo ho raccolto 72 robot logistici. Vabbè, chissà perché stavano là i robot logistici. Mo vado a prendere un blocco minerario, se lo trovo intero. Ok, il blocco minerario è questo qua. Ok, io vi faccio puntare verso il sotto a sta miniera, perché sinceramente non so come farlo meglio, visto che vorrei non farlo passare troppo sul bus. Cioè già sta sul bus sta roba, però insomma vorrei che se levasse il prima possibile dai maroni. Quindi facciamo così. Questo tutto ce lo fanno i robotini, quindi ok, sta colonna è completa, giusto? Se sta colonna è completa, io mo vado a colonne così.
Ok. E ok. Tiè. Mo, vediamo che abbiamo combinato. Intanto qua non serve tutta sta roba. Non serve manco questo, 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 questo e questo. Abbiamo ottenuto 1, 2, 3, 4, 5 e 6 linee di rame. Però come vedete questa è piccola. La prima V non è proprio in forma, quindi io adesso ti faccio così. Ok? Ti faccio così, almeno ottengo 4. Allora, ne devi ottenere o 4 o 8, ok? Perché Factorio, avendoci gli splitter che ti permettono di fare divisione per 2 o a moltiplicazione per 2, funziona a multipli di 2, ok? Quindi in realtà 6 non va bene, perché dovresti tipo fare 6 corsie tutte bilanciate, ma come si fa? Non so buono, ragazzi, sinceramente non so buono, quindi io mo... Se 6 corsie le faccio diventare 4, il bilanciatore 4x4 già ce l'abbiamo, eccolo qui, lo vado a PA. E dove la voglio far passare sta roba? La voglio far passare qua sotto, ok? Qua sotto è proprio il minimo sindacale che posso fare. Quindi, bilanciamo il prima possibile. Intanto metto qua giusto per regolamento devo andare, ok? Allora, in realtà quello poi lo dobbiamo demolire il prima possibile, perché sennò i robottini lo vanno a costruire, eh? Ok, quindi questo lo togliamo. Ok, allora io mo faccio tutti questi percorsi. Mo tra poco i robottini cominceranno a portare la roba, quindi non sarà il nostro problema costruire tutte queste cose. Vi faccio vedere la potenzialità da averci i robottini. Cioè tutto sto bucio del culo che se siamo fatto per fare i robottini. E l'ho portato a 500, se poi vi interessano queste cose. Quindi adesso abbiamo 500 robot all'attivo. Mo questi qua cominceranno a fare questa mega minierona. Noi prendiamo un percorso da 4, tiè, eccolo qui, lo trasciniamo così, questo lo fanno tutti i robottini, ragazzi, non c'è proprio bisogno di preoccuparsi. Qui io vorrei scendere, visto che, no, però non è che sia proprio completo il coso, vabbè, guarda, io continuo qui. Però qua purtroppo devo fare un angolo, quindi cerchiamo un angolo. Dove sta un angolo? Ciao, ora un angolo. Può essere pure te no, eh? Attenzione, eccolo qua all'angolo. Ok, se una cosa hai già costruita, perché la devi ricostruire un'altra volta? Allora, fai così, tiè, tac. Ve piace, ve piace. C'è pure l'angolo dall'altra parte. Che devo girare però. Ok, allora io voglio che sto minerale di rame arrivi a st'altezza qui precisa. Quindi facciamo così. Mo facciamo pure tutte le cose precise che scavallano per non passare sul bus, però insomma intanto già sono arrivato al punto dove mi serviva. Quindi faccio così. Che sto a fa? Usiamo il Ctrl C, Ctrl V, tiè, track. Eccolo qui. Mo io questo lo devo rifare preciso in tutte queste zone qua centrali. Così se dopo ci devo fare il... se dopo ci devo passare con il cemento, se vede che c'è star cemento e non mi fa una zozzeria incredibile. Quindi presumo che sia qui, eh? Ok, sì. Solo che purtroppo abbiamo qualche buco nel terreno perché ancora non l'abbiamo riempito. Ok, tiè, pure qua. Pure qua, sì, questa è una cosa un po' da tossici farlo preciso fino a sti livelli, però insomma che non lo fai. E qua invece c'è stava sopra proprio la cosa della miniera a posto così. Quindi qui dobbiamo attaccare. Come lo attacchiamo? Oh niente, ho sbagliato tutto quanto proprio, eh. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Mo se riesco a trovare un altro spazio, sposto tutto sto affare, ci metto il quarto qua. Le altre due miniere di rame dovrei mettere qua, però purtroppo ancora c'ho sto coso di riempimento. E che fai? Sprechi un deposito di roccia? No. Quindi, io mo vado a sistemarmi qua sta situazione. I robottini intanto ancora non hanno fatto niente. Beh, io ho detto di cancellare tutta la foresta, ragazzi, quindi a voglia a te. Tiè, ecco, vedi. Il nostro stormo di robottini sta andando qui a demolirci tutta la foresta. Ogni tanto becca un albero e se lo porta via. Tutta sta legna ce la porta qua. Proprio precisamente alla miniera di rame intorno a dove stiamo noi. Gli abbiamo impostato sta scatola dove butta tutto il legno. Il massimo però non credo che, avendo demolito tutti questi alberi, c'entrerà una certa. Ma la macchina non l'ho lasciata. Ok, eccola.
Quindi mo vado a sistemare qua la situazione, aspetto che venga costruito tutto e poi vado a sistemare il percorso. Poi ve lo faccio pure rivedere come sistemo il bus, così magari se vi siete persi i primi episodi in cui lo facevo, vedete come si moltiplicano le linee del bus del rifornimento in maniera efficiente. Quindi intanto seguo tutto il percorso, appena quelli demoliscono la foresta qua ci mettono proprio un secondo a costruire sta roba. Io mo vado di qua. Voglio mettere il quarto fregno qui, quindi questo percorso di rame dovrà andare dritto. Eh sì, sto a fare un impiccio, però c'ha senso. Ok. Ok. Tiè. Allora, questo non sarà preciso, lo mettiamo qua. Chi se ne frega, l'importante è che l'area logistica sia coperta bene. Questo lo mettiamo qui. Tiè. L'importante per far funzionare la base è che almeno rifai questo percorso qua che ho piazzato a mano. Ed eccoci qui. Ma io vado qui a copiare e incollare tutto il resto della miniera. E facciamo l'ultimo attacco. Bene, allora io aspetto che venga costruito tutto e poi intanto, e poi insomma vi faccio strillare. A fra pochissimo, ragazzi. A proposito, in realtà prima che andiamo avanti, praticamente un secondo dopo che avete visto quello che stavo a dire, vi faccio vedere questo. Questa è una versione alternativa del bilanciatore 4x4. Allora, qual è la differenza? La differenza è che se vedete bilancia un po' anche il lato della belt. Il lato della belt vuol dire se è paro destra-sinistra. Vedete che qua viene consumato tutto sulla sinistra, secondo il verso di percorrenza, quindi in alto, ma in basso no. In realtà se tu ci metti questo tipo di bilanciatore qui, che cerca di bilanciarti anche i lati della belt, il consumo dovrebbe più o meno bilanciare. Cioè il consumo non si bilancia, però almeno l'input si bilancerà, ok? Quindi io adesso metto questo bilanciatore qui. Ovviamente non lo costruisco io, perché se no divento scemo. Prendo un potenziamento, prendo tutte le belt blu e le faccio diventare belt gialle. Ops. Le faccio diventare belt gialle. Uso sto progetto. Ed eccolo qui, questo lo possiamo utilizzare, mi serve solo la sezione centrale che metterò diciamo qua. Come vedete vi occupa anche parte del bus di lato, quindi non potete metterlo dappertutto, cercate di metterlo solo all'inizio, perché poi queste due cose qua magari ci riandrà sottoterra per fare qualcosa, quindi dopo diventerebbe un casino. Allora ragazzi, aspetto che venga fatto tutto e poi attacco il video. A fra pochissimo. Allora ragazzi, ho costruito io il bilanciatore mentre i robottini stanno ancora intrappolati a fare tutte le cose che io ho detto di fare. Ovviamente cercare di dargli una lista di ordini più o meno lunga quanti robot ci avete, non come faccio io ne do più del triplo di quante so. Come vedete io ho detto 1500 ordini, i robot sono 500, quindi in realtà gli avevo detto 2000 ordini tutti insieme. Stanno ancora a battere la foresta, ma piano piano se la stanno a fare tutta. Visto che ci sto, io faccio quello che vi dicevo, cioè ci mettiamo adesso a fare il bilanciatore in maniera ottimale, cioè nel senso a consumare i percorsi in maniera ottimale. Come vedete, da una si creano 4 belt ben bilanciate destra-sinistra. Allora, io qui ho consumato la prima linea. Allora io adesso questa qua che va verso l'altro ci consumo la quarta linea, ok? In questo modo cerco di consumare tutte e quattro le linee contemporaneamente. Io ho usato la prima e la quarta, quindi io qua vorrei utilizzare la seconda. Se faccio così però continuo a utilizzare anche la prima, ok? Quindi la prima la faccio passare sotto. In questo modo utilizzerò solo la seconda. Non mi serve, devo utilizzare la terza e poi devo ribilanciare. Quindi qui mi serve la terza. Prendo qua, faccio così. Vai dritto, tiè. Questo passa sotto terra e ci siamo. Adesso ci devo fare un bilanciatore, ma diciamo che spesso e volentieri c'è bisogno di fare quelli che bilanciano anche i lati, ok? Se ci volete mettere, ci potete pure mettere, però sinceramente io li metto praticamente solo all'inizio, non sempre sono necessari. Poi se scoprite che c'è sta un problema, insomma,
Nessuno vi vieta di metterli un po' dappertutto. Magari consumate tutte e quattro le linee come ho fatto io e poi ci mettete un altro bilanciatore che vi bilancia anche i lati. Non sarebbe male come idea, ma ci dovete avere lo spazio. Io qua ce l'avrei, perché non c'è niente che passa né sopra né sotto. Però vabbè, ci metto un bilanciatore normale, tiè. Ecco qua. Quindi qua ho consumato tutte e quattro le linee, l'ho ribilanciate. E quindi mo posso procedere a rifare lo stesso giochetto anche dopo. Allora, qui ho consumato la prima partendo da sotto. Qui dovrei consumare la seconda partendo da sotto, o quella che vi pare a voi, insomma. Ovviamente non fatto così. Ma come lo sto a fare? Ecco qua. Questo va dritto, questo va qua. Non così lontano, non c'ha senso. Ok. Quindi ho consumato la prima e la seconda. Non mi serve da consumare la terza. Ok, eccola qua. E così via, ragazzi. Cercate di bilanciare il consumo di tutte le linee contemporaneamente. Questo qua vi creerà un consumo migliore, più bilanciato, e che non vi creerà una riga vuota e tre piene. Ecco, all'inizio a me mi capitava sempre, vedi per bassa, che una linea di rame è piena e l'altra tre sono vuote. E rosicavi veramente tantissimo quando lo vedevi, ecco. Come vedete qua sta succedendo qualcosa. Quel qualcosa vuol dire che non sto a fare niente qua, però insomma si creerebbe questa situazione qua. Tre sono vuote, una è piena, e quindi non stai a ottimizzare le tue risorse. Ogni tanto ci attaccano, ma come vedete abbiamo praticamente solo munizioni rosse, quindi si vola. Allora fammi vedere a che punto stiamo qua. Ma qua non hanno ancora cominciato, sì. Qua ancora non hanno cominciato, ma che è sta tragedia? Hanno finito con sta foresta? Eh sì, mo che ecco, io lo dico solo poi dopo che finisco un episodio, perché se no qua ci diventi scemo. Qua ancora non hanno spostato, quindi non c'è sta il coso delle munizioni. Comunque il consumo del carbone è decisamente sceso, visto che in realtà non stanno mai a massimo regime le nostre caldaie a carbone che abbiamo là. A proposito, fammi andare a togliere quel palo dalla luce, perché ci blocca tutto qui. Oppure non è necessario che lo tolgo? Eh no, sì, ci blocca una di queste, tiè, perfetto. Allora, comunque, se siete curiosi, abbiamo sbloccato anche altri tipi di fornace. Questi tipi di fornace vanno utilizzati belt gialla, belt rossa, belt blu, praticamente. In realtà tra la seconda e la terza non cambia niente a livello di potenza, ma alla terza ci puoi mettere i moduli. Quindi sì, in realtà cambia, ok? Qual è il vantaggio di metterci i moduli? Così potrai creare basi estremamente potenti senza manco il consumo di risorse, perché la fornace elettrica avrà bisogno solo che la connetti all'elettricità. L'unica cosa è che è più grossa, e siccome ci devono stare i moduli, ti conviene farla quando c'hai i moduli sbloccati potenti, non questi di livello 1, perché non è che te puoi mettere a fare schemi 10 volte. Qua ho fatto un casino. Mamma mia, qua che ho fatto? Proprio lisciatone di uno. Lisciatone di uno in maniera clamorosa, tiè. Ecco qui. Ok, mo avremo quattro linee complete di rame. Fortunatamente queste, insomma, si sentiranno. Complete non lo so, però penso di sì in realtà, Queste si sentiranno sicuramente. Poi in realtà mi è venuto in mente, io non vi ho mai fatto vedere la produttività esattamente come funziona. Ve l'ho spiegato, ma non vi ho mai fatto vedere. In realtà con qualche ricerca che abbiamo fatto abbiamo sbloccato la produttività sulle miniere. Vedete, ogni volta che viene fatto un pezzo sopra si carica un pochetto della barretta sotto. La produttività è esattamente come nelle fabbriche, funziona anche nelle miniere. Quando si carica la barretta viola sotto al 100% esce una pietra senza che viene consumato il deposito di risorse, o se era una casetta tipo l'Enfield. Se sarebbe creato... Ma se lo fa questo? No, sull'Enfield no, non si può fare. Ok, se creerebbe un risultato senza che tu usi una risorsa in ingresso, solo sulle risorse intermedie, però evidentemente si può fare, non sull'Enfield. Allora ragazzi, io aspetto che finisca tutta questa tragedia. Una volta che è finita si strilla, cominciamo subito a pensare al nuovo passo da fare, vediamo quanto abbiamo consumato di episodio. E insomma cominceremo subito a fare un progetto per il prossimo passo. Ok, io intanto con le ricerche sono andato avanti, ho sbloccato un sacco di mondezza. Mo tocca scegliere sicuramente un nuovo tipo di scienza da sbloccare. Il tipo di scienza che vorrei sbloccare è la scienza gialla.
La scienza gialla è una delle più difficili da fare, perché c'ha delle tre risorse. Non è che sembra che sono difficili, ma queste tre risorse costano Cristo in croce. Quindi in realtà sarà una delle più complicate da fare, a ragione, diciamo. Questo qua otterremo praticamente cioè, avremo la necessità di fare ben tre fabbriche separate, anzi due, processori, strutture a bassa densità e scienza gialla, ok? Il telaio del treno lo facciamo dentro la scienza gialla, ma le altre due, siccome servono pure altre cose, le dobbiamo fare in maniera separata. Quindi intanto cominciamo a sbloccare la struttura a bassa densità o il processore. Boh, ma famo la struttura a bassa densità, ragazzi, che ci vuole il rame, ok? Questo qua ci vuole per ogni struttura a bassa densità 20 di rame. Quindi da adesso in poi non avremo mai più il rame, ok? Sì, stiamo a passare 4 linee di rame, ma non ci basterà il rame, ragazzi. Quindi fidatevi, sarà un macello con le strutture a bassa densità. E quante ne dobbiamo fare? Boh, questa è un'ottima domanda. Quante strutture a bassa densità ci vorranno? Io direi che le possiamo fare qui, in questo pezzetto. Non ce ne vogliono particolarmente tante, però le strutture a bassa densità si fanno molto lentamente. Ci vogliono 20 secondi ogni struttura a bassa densità. E sì, quindi in realtà ti abbassa il consumo, però poi va a finire che ti serve per la scienza gialla e per tutte le altre cose che consumano fortissimo, quindi non ne devi fare poche. Mo' aspetto che finisca la ricerca e che finisca sta roba qua che vi ho detto, e a fra poco. Ah, raga, colgo l'occasione per augurarvi buone feste, intanto, visto che questo video dovrebbe arrivare nel periodo natalizio, ma poi guarda come ti intrippi, cioè guardate tutti questi robottini che portano la roba quanto ti ci chiudi. Qua ho messo qualche modulo velocità, come vedete ogni tanto ci ho piazzati, il consumo elettrico regge, ma attenzione, non fidiamoci, perché tipo mo adesso uno vorrebbe andare qua e dici faccio 1000 robot. In realtà li potrei pure fare, però poi il giorno che partono tutti insieme sti 1000 robot te metti a piangere, quindi in realtà vorrei fare dei passaggi intermedi tipo a 7,50. Tra poco voglio pure pavimentare la base, perché è veramente brutto sto tipo deserto con un po' di cemento, un po' così, quindi tra poco faremo un po' di cemento. In realtà l'abbiamo già fatto nel bus, ma cioè, anzi nel supermercato non l'abbiamo mai utilizzato fino a mo'. E insomma renderemo un po' più presentabile la base. Andiamo qua. Da qua gli dici ne voglio 7,50. Quindi il braccetto attivo finché non ne fa 7,50 nella rete logistica, ok? Guardate qua. I robottini ci portano la roba, io mo sto pezzo di video ve lo velocizzo a bestia, così strillate. Ma ragazzi, vi ho appena salutato, ma mi sono accorto che ho fatto un errore da tacchino. Se noi sul rame non consumiamo due belt, ma una, quindi qua possiamo raddoppiare. Facciamo quello che abbiamo fatto qui, ma lo raddoppiamo direttamente. Tiè, vedi perché ti conviene fare tutto in maniera modulare. Questo qua ti dovrebbe consumare 30 di rame, ok? Se ti consuma 30 di rame, vuol dire che davvero stai a utilizzare due belt gialle. E in quel caso, in realtà, davvero succederebbe quello che stavo a dire per tutta la puntata, ragazzi. Io con questo vi saluto mentre costruiamo qui e ho corretto un errore proprio da tacchino. E alla prossima. Ma alla produzione intanto sta per andare verso le stelle, ok? Allora, intanto andiamo qua. Eccoci qui, le voglio fare qua sopra, ci ho ripensato. Qua sotto abbiamo poco spazio, non voglio farci una cosa grossa. Invece qua, se supponiamo che abbiamo bisogno di spazio, abbiamo tutto sto pezzo qui sopra che si strilla. Allora, comunque a me mi sembra molto stretto sto city block. Ok, no, in realtà è normalissimo. Vabbè, allora guarda, io sto qua. Dovevamo fare le strutture a bassa densità. Allora, le strutture a bassa densità, eccolo qui. Rame, piastre d'acciaio, bara di plastica. Allora, quando è così sbilanciato, cioè tutto rame e poi un po' di altre cazzate, sì, sicuramente faremo il solito giochetto di prendere le cose da due belt, ma una dovrà essere tutta rame. Le altre due, che sono molte di meno, saranno le altre due risorse, ok? Quindi
Quindi faremo sicuramente così e sicuramente, anzi no, non così, lo facciamo così, così, oppure cerco di fare un blocco da due, e con blocco da due mo capite subito che voglio dire. Quindi io faccio così, così, e poi scaricheranno qua in mezzo, ok? Mo ribalto. Costruisco io perché tanto i robottini... Ah beh, ma tanto che stiamo a perdere tempo, perché non facciamo così? Tiè, cancelliamo un'altra soglia, un'altra fetta di foresta. Cancelliamo tutta questa roba qua, tiè. 1200 roccia che sicuramente ci aiuteranno. Quanta roba abbiamo fatto qua? 2, 2, quindi in realtà stanno a finire. Quanto mancherebbe? Ma sai, manca meno di 400 riempimento per riempire tutto. Boh, vabbè, non lo so. Siamo qua, abbiamo questa roba qui. Scarica qua, ovviamente. Ci vuole il pau della luce in mezzo. Oppure faccio così. Ci metto il palo qua e a luce qua, perché no? Ok, questo qua è un blocco da due perfetto, quindi io potrei estenderlo quanto mi pare. Quanto mi pare, vediamo. Vediamo, perché vi ricordo che se ne facciamo troppe di ste cose, a un certo punto arriverà il limite del consumo della belt. Cioè, io qua già c'ho, quant'è il consumo? 3 al secondo, quindi 3, 6, 9, 12, 15, ok? Ecco qua. Con questo consumiamo due belt di rame complete. Complete, quindi due di quelle delle quattro che abbiamo qua già se ne vanno per solo ste due cazzate. E con solo ste due facciamo 0,15 al secondo. 0,15 per 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Così a caso, 2, 0,15 per 5, 0,75, manco una al secondo per una riga completa, anzi due righe complete di rame, manco ne fai una al secondo, eh? Attenzione a questa robaccia! Quindi avremo le strutture a basse densità che dovranno viaggiare in una linea dei materiali strani, ok? Quindi io qua mi sono tenuto questo a parte per il rame. Qua qualcosa da aggiustare ci sta, perché qua c'erano tutte le scogliere, come vedete. Poi ci stanno tre materiali strani. Qua tutti i materiali strani, i tubi. Ma qua ci vorrà un altro tubo di liquido, se non sbaglio. Quindi questo pure è riservato alle cose. La plastica, c'ha bisogno di quattro righe tutte sua. Andometto. Probabilmente a questo qua. A questo qua, tiè. A quello sotto l'acciaio, se no. Tanto 4 righe d'acciaio a partire dal factory hai finita da 20 anni. Ok, quindi materiali strani li mettiamo sotto l'acciaio. Con materiali strani ovviamente ci mettiamo anche i circuiti blu e tutta la roba che stiamo per sbloccare tra pochissimo. No, ho fatto un casino. Tiè. Ok, tiè. Quindi quando arriveranno le strutture a bassa densità, dove le buttiamo? Le buttiamo qua, e con qua intendo sia a sinistra che a destra, a meno che la scienza gialla non la faccio solo a destra, ok? Quindi in realtà non ci sarà bisogno di riportarle indietro le strutture a bassa densità, tiè, perfetto. Nel basso non c'era bisogno di strutture a bassa densità, vediamo, ho riempito tutto, pure collegato al tubo del lubrificante qua, no, no, non c'è bisogno delle strutture a bassa densità prima di sto punto, quindi le mandiamo solo a destra, ok? Facciamo così. Tanto questo ce lo fanno i robottini. Tiè, fai così. Ecco qua. Le strutture a bassa densità arrivano fino a laggiù. Le altre le attacchiamo come al solito. Quindi io vi taglio il video e vi attacco le risorse al resto della fabbrica e vediamo subito com'è. Intanto io faccio così e ci metto pure il bilanciatore. Cioè, un bilanciatore per una risorsa prodotta così poco sembra assurdo. Però poi quando ve si accumula una linea completa, rosicate assai. Ve lo dico, rosicate proprio assai. Guarda, in realtà io qua potrei pure fare una cosa che a molti non piace, però in realtà a me non mi dispiace, devo dire la verità, a me non mi dispiace, cioè un accumulatore in qualche modo. Un accumulatore non è una cosa molto strana, è... Vai qui, cancelli sto pezzo, ci metti una scatola,
quindi niente di che proprio. Dentro a sta scatola ci metti solo le strutture a bassa densità, mo vuoi scaricare dalla scatola, lo butti nel bilanciatore questo qua così, che ti bilancia una linea, ok? Quindi questo scarica solo da un lato, ma tanto ti bilancia tutta la linea, non è che stai a fare più di 7,5, quindi in realtà non avremo nessun problema. Io mo attacco le risorse e si vola, a fra poco. Ed eccoci qua, allora qua mi ero scordato un palo da luce, ce lo mettiamo subito. È stato tutto costruito, ovviamente non ho ancora attaccato le risorse, ma ragazzi, su ste cose iper costose, attaccateci subito i moduli produttività prima ancora di cominciarle a fare. Ok, vediamo se ce ne sbuca un'altra, cioè, incredibile, pensa se ne sbuca un'altra con questi moduli produttività. Oddio, non lo so, uno e mezzo, vediamo uno e mezzo. In realtà un'altra ce ne andrebbe proprio per puzza, ok, ce ne andrebbe una per puzza così. Quindi io faccio così, così e così, ovviamente ci devi mettere la luce perché se non va bene, e cancello questo. Bene, perfetto, allora adesso abbiamo, questo ovviamente è derivato dal fatto che siccome te consuma meno risorse e ancora non avevamo superato il limite di tutta una belt, potevamo metterci qualche altra cosa. Quindi adesso siamo arrivati al punto di consumare tutta la belt, ma anche nei moduli produttività qua, insomma, tra pochissimo si abbasserà leggermente, ma non ce la facciamo a mettere in altra fabbrica. Allora, qui ho portato tutte le risorse, tac, tac, tac e tac. Cominciamo a produrre subito questa roba. Su questa roba estremamente esosa, in realtà ho pensato che sarebbe pure il caso di metterci i braccetti gialli, cioè anzi verdi. I braccetti verdi sono quelli che raccolgono le risorse a bestia, cioè tipo 10 a botta. Ovviamente metteteli solo dove ha senso, cioè tipo non pescare risorse e strutture a bassa densità, e ne fate uno al secondo con tutta questa struttura che abbiamo costruito. E tiè, eccoci qui, cominciamo a farle. Qui su ste cose la produttività è proprio fondamentale, ragazzi, perché costano talmente tanto sti componenti di costruzione che se non c'avete la produttività vi mettete a piagne. Quindi eccoli qui, cominciano a viaggiare, questi vanno in stock da 10 se non sbaglio, quindi in realtà questa scatola mi conterrà veramente pochissimi di strutture a bassa densità, però insomma, che fai, ne usi. Eccoci qui, abbiamo già avviato una nuova fabbrica, come vedete l'ultima, ma sta a produrre l'ultima? Beh, in realtà il consumo parla chiaro, quindi a meno che non sto mandando a due linee complete, sì, in realtà sta a raccogliere, ha cominciato a lavorare pure l'ultima. Vi accorgete se funzionano i calcoli che avete fatto, se pure l'ultima fabbrica che dovrebbe funzionare sul limite lavora. Qui è partito tutto, come vedete, abbiamo quattro linee di rame che vengono bilanciate qui a bestiona, quindi vanno come se non ci fosse un domani. I buchi qui si stanno riempendo piano piano, le munizioni sono arrivate fino alla fine del percorso, quindi attenzione, abbiamo i confini completamente protetti. Qua io stavo a pensare, in realtà, ma che me frega di questa piccola scogliera, ma perché non ci metto un muro difensivo di questi seri che abbiamo fatto? Quindi in realtà qua volevo fare un'operazione abbastanza rischiosa, però vabbè, facciamo fuori produzione, ragazzi, ci metterei il muro produttivo, cioè il muro quello che abbiamo inventato noi. Direi che qua pure sarebbe il caso di buttare tutto, però ho paura che se qua non c'ho il massimo del legno mi sta a mettere il legno in qualche punto a cazzo. Eccolo qua 3000 di legno messi in un punto a caso. Quindi ragazzi, andiamo subito a fare altre cose di legno così. Appena queste arrivano vado a demolire il resto della foresta. E eccoci qui ragazzi, strutture a bassa densità. Ci mettiamo il tag. Queste servono, le strutture a bassa densità, per fare il razzo per vincere, a parte per la scienza gialla. Quindi stiamo proprio viaggiando su, pericolosamente vicino alla vittoria. Per fare razzo poi ci vuole anche il combustibile per razzo e unità di controllo per missile. Ok, quindi in realtà uno dei tre componenti ce l'abbiamo. Le cose per razzo si fa col petrolio leggero, che già abbiamo in grandissime quantità già accumulato, quindi si vola anche lì. E si strilla. Eccoci qui, guardate quante ne escono, proprio pochissime, una ogni 30 anni. Vabbè, le facciamo un po' accumulare. E con questo vi saluto e ci vediamo nella prossima puntata, a presto! Ma ragazzi, vi ho appena salutato, ma mi sono accorto che ho fatto un errore da tacchino.
noi sul rame non consumiamo due belt, ma una. Quindi qua possiamo raddoppiare, facciamo quello che abbiamo fatto qui, ma lo raddoppiamo direttamente. Tiè, vedi perché ti conviene fa tutto in maniera modulare. Questo qua ti dovrebbe consumare 30 di rame, ok? Se ti consuma 30 di rame vuol dire che davvero stai a utilizzare due belt gialle. E in quel caso, in realtà, davvero succederebbe quello che stavo a dire per tutta la puntata, ragazzi. Io con questo vi saluto mentre costruiamo qui e ho corretto un errore proprio da tacchino. E alla prossima!